Ciao ragazzi, come va? Spero tutto bene. Io sto tradando come al solito e oggi parleremo di petrolio, l'argomento del giorno. Ho fatto questo video, diciamo in fretta e furia, perché mi è venuto in mente di analizzare questa situazione del petrolio che è andato sotto lo zero da un punto di vista leggermente differente. Quindi si inizia. Allora, stavo dicendo, è ormai sulla bocca di tutti, no? Il petrolio che è andato sotto lo zero. Cosa significa? Innanzitutto vorrei fare un po' di parlare un po' di tecnicismi, ok? Perché il petrolio in questione è il crude oil, quindi il petrolio americano, e lo strumento in questione si chiama futures. Quindi il futures di maggio del petrolio, che tra l'altro non è proprio di maggio ma lo andremo a vedere, è andato sotto, mi sembra, lo zero di 38 dollari, ha registrato il meno 38 dollari. Che significa? Innanzitutto cosa significa future? Allora, io i futures li trado tutti i giorni perché è proprio lo strumento che utilizzo di più. Non utilizzo azioni, non faccio trading su CFD, su Forex, non ritengo degli strumenti adatti in generale, poi su questo magari ci dilungheremo. Però cos'è il futures? Il futures non è altro che un contratto nel quale si stabilisce uno scambio di beni e denaro. Quindi il futures ha una scadenza. Se io adesso vado a prendere un contratto future del petrolio a scadenza dicembre 2020, significa che io posso tenere questo contratto entro dicembre 2020 e una volta che lo vado a riscattare dovrei ricevere il bene, in questo caso il petrolio. Ed è quello che è successo, perché sostanzialmente coloro che erano al rialzo, quindi avevano in portafoglio dei futures in acquisto, quindi avevano acquistato dei futures che speravano che il prezzo potesse salire, quando hanno provato a liquidare prima della posizione, prima che scadesse il contratto, queste posizioni in acquisto, quindi dovevano vendere, non hanno trovato nessuno al quale vendere. E quindi questo è stato il patatrac, ok? I futures quindi non sono altro che contratti. Il futures in questione, abbiamo detto, scadeva a maggio, in particolare il 21 di aprile, quindi qualche giorno fa, ed è successo un casino. Ora, adesso in questo modo tutti pensano che il petrolio vale poco, il petrolio bisogna investire, il petrolio bisogna fare. Anche io voglio investire in petrolio, ma sto cercando, insieme a delle persone che sono più esperte di me, perché io faccio trading altamente speculativo e non faccio trading sul lungo periodo, sto cercando di capire come è possibile investire nel petrolio rischiando il meno possibile. Scusami il gioco di parole, però è effettivamente così. C'è da dire una cosa. Sostanzialmente, quando bisogna acquistare un future, ogni future ha una scadenza, no? Scadenza, ho detto maggio, giugno, luglio. Quindi magari uno dice, ok, il prezzo del future di maggio è bassissimo, vado a quello di giugno. Il problema è che non è che c'è un filo che collega il prezzo di giugno con quello di luglio e con quello di agosto, perché più si va avanti con le scadenze, più c'è incertezza su quello che sarà effettivamente il prezzo in scadenza di questo strumento, di questo bene. E quindi chiaramente i prezzi di scadenze future, quindi più avanti andiamo, è maggiore. E questo è definito effetto contango. Quindi questo effetto fa sì che investire in future con scadenza, diciamo, più in là, non è molto conveniente, ok? Questo è un fattore molto tecnico che nessuno conosce, devo essere sincero, fino a che proprio il tecnicismo, sapevo che ogni futures avesse un prezzo sempre più alto più avanti si andava, ma effettivamente proprio il tecnicismo del termine, della terminologia, ecco, non lo sapevo nemmeno io, devo essere sincero. Però si chiama così, me l'ha spiegato appunto questa persona alla quale mi sto interfacciando per capire come, perché ho diversi strumenti sui quali investo, investito un po' più sul lungo termine, mi affido a una persona che ci capisce leggermente più di me, che ha una view un po' più aperta. Detto questo, c'è un fattore fondamentale, perché molti hanno perso soldi su questo strumento, in questo periodo particolare una marea di persone hanno perso soldi. Perché? Perché pensavano che il mercato fosse troppo basso, il prezzo fosse troppo basso. E questo è qualcosa che ci riporta veramente, diciamo, ad un errore sostanziale, fondamentale, primordiale dell'essere umano, ovvero peccare di superbia. E quindi questo lo voglio affrontare in maniera molto più tecnica. Allora, mi sono messo la luce dall'alto verso il basso e sembro quasi esoterico. Stavo dicendo, sostanzialmente, il problema è
molto più insito nell'essere umano, perché sentiamo che qualcosa sembra un'occasione assurda che non si è mai verificata e ci si butta a capofitto. Ed è successo a molte persone che hanno perso una marea di soldi con questa situazione del petrolio. Io nemmeno ci ho messo le mani, ma non avrebbe senso, non è questo il trading, non è questo fare investimenti. Perché se il tuo amico ti dice: oh, ma lo sai che il Bitcoin sta salendo alle stelle, è un'opportunità, o ti dice: ma il petrolio è un'occasione, adesso c'è da comprare, tu in maniera molto erronea chiaramente vai a investire senza sapere che effettivamente il mercato non è che c'ha un limite, e non esiste un limite di penso che questo disegno risalga dal video precedente. Allora, stavo dicendo, nel frattempo metto a fuoco, stavo dicendo che uno pensa, dici: cavolo, questi sono i minimi storici, non li ha mai raggiunti questi minimi, è un'occasione, bisogna cominciare a comprare perché adesso è troppo ribassista, è sceso troppo. Il concetto che molte persone, diciamo, mancano totalmente nella loro analisi è che i mercati non hanno un libro di istruzioni. Cioè, non è che c'è scritto: allora no, perché il petrolio, per come è stato strutturato, non può andare sotto un determinato valore. Non esiste. Non c'è questo. Quindi, quando pensate è sceso troppo, è salito troppo, adesso inverte, il prezzo comincerà a scendere, sono solamente dei pensieri che sono totalmente scollati con la realtà, perché il cigno nero, e questa è un'altra volta, diciamo in una situazione totalmente differente rispetto a quella dell'altra volta, vi sto nuovamente dicendo la stessa cosa. Il cigno nero, l'evento improbabile che non accade mai, l'evento che magari accadrà una volta ogni 100 anni, ma se e quando accade sono problemi. Ed è quello che sta succedendo, ed è successo con il petrolio, è quello che sta succedendo con questa pandemia mondiale, è quello che un trader sa benissimo come, dovrebbe anzi sapere benissimo come gestire. Perché se non sai gestire il rischio, non sai gestire una situazione del genere, non puoi essere definito un trader. E tu magari che stai guardando e che sei interessato da questo settore, ti consiglio di non stare a sentire l'amichetto che ti arriva accanto col cellulare, con il palmare, e ti fa vedere: ma hai visto, sai, ho comprato questo, è interessante, no, perché me l'ha consigliato un mio amico, che gli ha consigliato un suo amico, che gli ha consigliato il cugino dell'amico del parente. E tu magari arriva da A che era, l'informazione arriva a te che è Z, tu investi senza sapere il timing, quindi quando entrare al mercato, con quanta esposizione entrare al mercato, entri solo perché ti fidi. Il problema è che fidarsi di queste situazioni comporta a perdere tutto. Quindi partiamo dal presupposto che questa situazione del petrolio è interessante. Bisogna investire però con gli giusti strumenti. La finanza, i mercati finanziari sono pieni di strumenti che possono essere utilizzati per ogni singola situazione. I futures in questo momento non sono, dal mio punto di vista, lo strumento da utilizzare, proprio per l'effetto contango, quello che ho poco fa raccontato, specificato e spiegato, ma ce ne sono tanti altri. ETF, punto interrogativo, CFD, non lo so. Ognuno deve valutare anche il suo orizzonte temporale, quella che sarà, diciamo, l'aspettativa di un ritorno, su quale, diciamo, tempistica. Si può anche investire in aziende che sono legate al mondo petrolifero, per esempio, no? Le aziende che adesso, in questa situazione dove il petrolio è non c'è domanda, non c'è assolutamente domanda, perché chiaramente con questa pandemia mondiale e anche con la guerra che si è fatta tra la Russia e i paesi arabi, chiaramente ha fatto sì che tutto ciò venisse, diciamo, un po' speculato. Si può investire magari in aziende che sono legate all'ambito petrolifero, quello sì, potrebbe essere interessante, perché magari hanno risentito nel prezzo della loro azione questa pandemia mondiale che ha fatto sì che la domanda di greggio crollasse. Allora lì potrebbe essere interessante quindi prendere uno strumento, quindi un azionario di una società altamente esposta a questo problema, e allora lì quell'effetto contango non esiste, perché l'azienda ha la sua azione, la sua azione non ha scadenze. Ci sono diverse cose, e questo ci porta assolutamente al discorso di non improvvisare.